Xbox One è arrivata sul mercato con una lineup di esclusive niente male, che ha cercato di coprire una vasta gamma di generi e parlare ad una fetta d'utenza molto ampia. Nel 2014 la console Microsoft dovrà dimostrare continuità, diluendo le tante esclusive che si stagliano all'orizzonte per non perdere la buona spinta iniziale. Dai controversi finlandesi di Remedy Entertainment arriva Quantum Break, nuova esclusiva Xbox One di grande valore. A livello narrativo il titolo intende fare un passo avanti rispetto ad Alan Wake, integrando al videogioco gli episodi di una serie televisiva che i giocatori potranno influenzare. Le vicende, inserite nel filone thriller supereroistico moderno, sembrano in questo senso presentarsi al meglio. Della produzione Remedy al momento non si conoscono altri dettagli, soprattutto a livello di gameplay, che dovrebbe mescolare dinamiche riprese da Max Payne e Alan Wake in egual misura. L'unica certezza è un comparto tecnico già solidissimo. Inizialmente accolto con freddezza, Project Spark ha iniziato a far vedere di cosa è veramente capace nel corso dell'ultima E3. Il sandbox sviluppato da Microsoft darà letteralmente al giocatore la possibilità di costruire la sua personalissima esperienza videoludica, offrendo tool grazie ai quali creare routine specifiche, personaggi, dinamiche di gameplay e ovviamente interi mondi di gioco. L'editor, fruibile anche attraverso Smart Glass, è apparso molto completo e intuitivo, per quanto i pochi asset visti durante le presentazioni non abbiano ancora mostrato tutto il potenziale del titolo. Bowling, rock climbing, calcio, tennis, tiro al bersaglio e water ski. Ecco le discipline che saremo chiamati a sostenere in Kinect Sports Rivals, nuovo titolo sportivo arcade dedicato alla periferica di movimento Microsoft. Per ora Kinect Sports Rivals ha dato solamente un assaggio delle sue potenzialità, una dimostrazione tangibile di come la periferica funzioni molto meglio rispetto al passato. Il riconoscimento dei movimenti si è fatto precisissimo e non è necessario uno spazio enorme per giocare. Se tutte le discipline manterranno il buon tasso di divertimento e le solide caratteristiche tecniche della pre-release, questo Kinect Sports Rivals potrebbe rivelarsi ben più che un'app per casual gamers. Insomniac Games porterà nel 2014 su Xbox One un'interessante esclusiva. Si tratta di Sunset Overdrive, FPS con spiccate doti spettacolari. Il titolo recupera un concept ispirato in parte a Brink, in parte a Bulletstorm, presentando uno sparatutto che allo shooting altamente stiloso tenta di mescolare il parkour spinto. Il materiale rilasciato è sin qui pochissimo, pertanto non è ancora possibile delineare con certezza i confini della produzione. A quanto pare si tratterà di un first person shooter fortemente basato sulla cooperazione tra i giocatori, che dovranno eliminare orde di mostruose creature sfruttando armi spesso non convenzionali. Ogni possessore di Xbox One sul pianeta aspetta l'arrivo dell'autunno 2014 e con esso la quinta venuta del mitico Master Chief. Il mistero sulle nuove avventure del re di vivo John è ancora molto fitto, ma da quanto si è potuto capire dai primissimi trailer, questa sarà un'avventura vissuta in solitaria, in cui il nostro potrebbe dover contare solo sulle sue forze. Movimentata più che mai nel 2014 la scena indie, che vedrà l'esordio su piattaforme next gen di Capybara Games, già creatori di Sword and Sorcery. Il team è a lavoro su Below, una suggestiva avventura che ancora non ha svelato buona parte delle sue carte. Caratterizzata da uno stile delicato e inconfondibile e da una colonna sonora avvolgente ad opera di Jim Guthrie, quella di Below si prospetta come una delle esperienze da osservare ben oltre il semplice gameplay, un titolo capace con le sue suggestioni e senza troppe parole di toccare il cuore del videogiocatore. Con Rock Band e i suoi numerosi seguiti, Harmonix ha dimostrato di essere un'autorità nel campo dei videogiochi musicali. Ora che i giocatori non vogliono più strimpellare chitarre, la prossima frontiera è rappresentata dai titoli danzerini in fronte al Kinect. Insieme a Disney, nel prossimo anno, Harmonix adatterà l'esperienza cinematografica di fantasia, consentendo al giocatore di misurarsi con coreografie riconosciute perfettamente dal sensore di Xbox One. Hidetaka Suehiro, in arte Sueri 65, è uno dei pochi sviluppatori giapponesi ad aver giurato fedeltà a Microsoft. Per Xbox One e Kinect sta sviluppando un'avventura ad episodi, in cui il soprannaturale si lega ad una forte demenzialità. Sensore e microfono, nelle intenzioni del team di sviluppo, concorrono ad avvolgere tutti i cinque sensi, coronando per D4 un'esperienza sempre sopra le righe e pronta a stupire il giocatore.